La battaglia dei sondaggi, ma non solo, anche quella dei metri da percorrere in Toscana, in lungo e in largo, in questo caldo agosto di campagna elettorale. Eugenio Giani, si sa, è maratoneta d'eccezione. Nelle stesse ore ha tallonato gli avversari del centrodestra Salvini e Ceccardi a Viareggio. È stato infatti in questa domenica nella città del Carnevale insieme al sindaco Giorgio Del Ghingaro. Abbiamo inaugurato due opere fondamentali per l'economia e il turismo locale, cofinanziate dalla Regione Toscana, la banchina commerciale e il nuovo mercato ittico del porto, ha spiegato Giani ribadendo il suo impegno per la costa toscana. Un bel biglietto da visita nelle attività che in questo caso sono identificate con la nostra costa. Io ritengo che una struttura nuova che ha comportato fra questo e la banchina commerciale 7 milioni di investimento nel corso del tempo.